Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi la situazione si fa abbastanza seria. Abbiamo da aprire un box di Alba dalla Maestosità, ovviamente gentilmente offerto da MS20, che ovviamente come sempre li ringrazio. Ma prima di andarlo a sbustare, soffermiamoci un secondo sul mostro in copertina, che è il nuovo polvere di stelle praticamente, ed è fighissimo. E ovviamente, parlando di polvere di stelle, all'interno di questo set possiamo trovare Drago polvere di stelle prismatico, che mi interessa e non poco, ma considerando la mia fortuna non credo esca troppo facilmente. Inoltre vengono introdotti dei nuovi archetipi, tra cui il Despia, e supporti a mazzi come Synchro in primis, Goki, Trickster e Dino Wrestler. Adesso andiamo alla parte più interessante, ovvero aprire questo box, che spero ci dia qualche gioia. Se già partiamo così, dubito che esca qualcosa di buono, ma speriamo in bene. Ah, ovviamente questo set esce oggi, quindi se volete acquistatelo e fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete sbustato qualcosa di buono. Andiamo col primo pack. Allora, abbiamo ovviamente anche i supporti al mazzo Gusto, Aero Pixtri, Furtivo Combattente Alieno, ovviamente abbiamo anche i supporti alieno, Gyra Armatura Drago Carapace e Miraggio Maestoso, prima carta per il mazzo sincro. Beh, supporti DDD, Gunkai Specialità, supporti Cronomalia, mossa finale Goki e basta. Allora, adesso mi soffermerò su ogni singola carta, poi più avanti le carte che abbiamo già visto le skipperò un tantino, andremo più veloce. Allora, prima carta Magichiave, lo spaccacielo, poi abbiamo Rondine Lenta, Distruttore Cosmico, eccolo! Ragazzi, come ho fatto a dimenticarmene, ma questo set introduce un archetipo dedicato al sushi. Ne vogliamo veramente parlare? Deve essere sbustato solo per questo archetipo. Basta. Virata Stallo, questo l'abbiamo già visto. Supporto Cronomalia, che sono sempre più belli. Viola e Pungi e Re Bestia. Terzo pack. Allora, speriamo di non smintare niente di valore. Tragedia Dispia, ecco, Dispia, poi altro supporto Cronomalia, statuetta Akambaro, carta Spirit, scia polvere di stelle e la prima Secret, Scara Soldato Scout Buggy. Quarto pack, credo. Allora, Drago Volontà, Drago Eren, ecco, altra carta Sushi, Gunkan, mettiamola da parte ovviamente, Scambel, Commedia, Cucciolo Fango Drago, carta sushi, bellissima da mettere da parte, Legame Marchiato e Cronomalia. Allora, una secret interessante da sbustare sarebbe... è la carta Magia Fusione Riciclo, mi sembra si chiami così, che evoca un mostro fusione normale di livello 6 o inferiore, se non sbaglio. Comunque, ok, abbiamo un altro sushi, Desparazzi, e ovviamente è secret, quindi spero che la seconda secret di questo box sia quella. Poi Furti Combattente, vabbè, un panda e la super Magichiave. Interludiatore, Magichiave duo, Raten e margine di negoziazione. Questo sembro io quando faccio gli scambi. Allora, prossimo. Abbiamo mosso normale sushi, drago volontà, distruttore, assorbimento. Ecco un altro supporto per il mazzo Amazement prodigiosa. Poi due rospi, carpa rossa volante, mossa finale e magichiave sblocco. E la super qual era? La prodigiosa, ok. Mi sembrava comune. Poi, prossimo pack, abbiamo Dispia, scia polvere di stelle, Gaia, distruttore e magichiave match mortaio. Poi abbiamo vortice vichinga, attrazione prodigiosa, ma l'artwork non è quello delle navi coi vichinghi, ok, va bene. Caricamento, legame marchiato e due rospi con una fava. Sapevo fossero due piccioni con una fava, però vabbè. Ok. Poi, prossimo pack, vabbè, l'altra carta bellissima. Sushi, ecco. Tutto vano, l'essenza della vanità.
ottima carta, perché è un mostro fusione normale Tanner, mettiamolo da parte. Poi Gaia, mostro spirit, come super abbiamo Daigusto, cucciolo di fango drago, vortice, cronomaglia tempio e Pazuzul. Probabilmente avrò pronunciato metà dei nomi male, ma ok. Allora, supporto, cronomalia, carta inutile, carta più bella del mondo, poi andiamo avanti e abbiamo la prima ulta, Scara Soldato Gigante Invincibile Atlas. Carino, bene, mettiamolo da parte, poi questa invece è la nuova Giara, che non ne vedo l'utilità, ma ok. Poi un'altra carpa e assorbimento di mostri. Allora, rondine lenta, mostro normale, carino, via, drago con loda e la prima ultra, Gizmec, il segnalatore dell'alba. Dopo dovrò dare un'occhiata a questi archetipi nuovi, che probabilmente c'è qualcosa di interessante per il meta futuro. Poi abbiamo DDD, Raten, Vortice e Margine di Negoziazione. Allora, altro pack. Abbiamo Disparazzi, vabbè, Sushi, Assorbimento, Furtivo Combattente e come super abbiamo Gizmec Inaba, la saltellante lepre di Acuto, Cucciolo di Fango, DDD, Magichiave Duo e Viola Pugni Scara Soldati. E comunque i Magichiave ogni tanto mi viene da chiamarli Magi Dolce. Perdonatemi nel caso succeda e non me ne accorgo. Allora, Tragedia, Teatro, Aeropixtri, il Sushi e come super abbiamo la fusione di Spiano. Andiamo qua, Sushi e Raten, Assorbimento e la carpa. Ragazzi, comunque se volete la decklist del mazzo Sushi, probabilmente sarà T0 incontrastato in qualsiasi formato di qualsiasi epoca, fatemelo sapere, così me lo monto. Probabilmente lo monterò lo stesso, ma vabbè, dettagli. Furtivo Combattente, Sushi, la bestia mistica della foresta, Konosuya e di nuovo la prodigiosa. Dai, siamo probabilmente a metà del box. Vediamo se riesco a fosci sta prismatica da sto box. Allora, questa la metto qua. Porta Destino, Gusto, Scia, un altro supporto Magichiave, che lo abbiamo già sbustato prima. Allora, io adesso non chiedo di sbustare le carte più rare, però almeno datemi carte differenti, cioè fatemi finire il set. Adesso andiamo un po' più veloce, che tanto mi sa che qua adesso usciranno sempre le stesse. E invece mi sbagliavo. Mago delle Acque Ghiacciate, che riprende un mostro di Leggenda del Drago Bianco, che era un mostro normale, che era Mago delle Acque, ed è molto carino. Poi abbiamo Klavkis, visto, volevo le carte nuove, eccole. Comunque molto carino. Dispaparazzi, Drago Volontà e l'Iris Spadanima. Sono un po' triste perché questa carta c'era prismatica e vabbè, ce l'abbiamo secret. Comunque non mi lamento. Dopo ovviamente mi andrò a leggere gli effetti di queste carte. Poi abbiamo Vento in Coda, Sintesi di Mero, Re Bestia Scatenato e la carta. Ragazzi, quasi che sono più emozionato per le carte Sushi che per il resto, ma è perché, cioè, quelle le vedi e dici wow. Cioè. Allora, next abbiamo il Panda, carta Sushi, Scia, Portadestino e la fusione di Spiano. Allora, abbiamo Gaia, Gusto, Assorbimento, Mago delle Acque Ghiacciate e questa volta una fusione Magichiave. Dai, dai, fatemi uscire questa prismatica. Allora, Teatro, carta Spirit, Dispaparazzi, Sushi e supporto Cronomalia. Carino, questo è il Globo Magella. Allora, tiriamo fuori tutti i pacchetti che rimangono, così. Allora, ci sono rimasti 3-6 pack. Speriamo in bene. Ah,
Allora, abbiamo Rondine Lenta, il mosso normale Magichiave, Mago delle Acque Ghiacciate, Gusto e un'altra carta, Gizmek, stavolta il cinghiale. Poi abbiamo Pazuzul, Rebeste Scatenato, Interludiatore e Sintesi di Me. Dai, datemi un'altra gioia da questo box. Abbiamo Teatro, Volontà, Drago con Lola, Furti Combattente e una Ultra, Alta Arte del Rituale. Allora, prossimo pack abbiamo Gaia, La Lega Stelle, Distruttore, Zerhol, Mago delle Acque e come super abbiamo Scala Soldato, Scaglia, Bombardiere. Poi la Magichiave, il supporto Springens e vabbè la carta, no, le due carte per il sushi. Poi, prossimo pack abbiamo il Diplo Uomo del Master. Poi Gufo, Cronomalia, Tragedia e di nuovo il cinghiale. Poi il resto abbiamo già visto tutto. Sì, forse i sentimenti di Mero, no? Però mi sembra di sì. Ultimi due pack, pregando di trovare la Starlight. Abbiamo il Porta Destino, la carta Sushi, il Panda, il Diplo Uomo e un'altra Ultra, Mondo Magichiave, la Terreno. Molto carino. Col mostro normale, mi sembra, sia lui. Sì, poi abbiamo Caricamento Trimide, Vento in Coda del Gusto, vabbè, l'insetto e Magichiave Duo. Qui adesso probabilmente non c'è niente, però ci credo e lo apro. Perché se non lo aprisse la volta buona che sta qua dentro. La carta bella. Scambel, Rondine, la carta Sushi e... niente. Scala Soldato, Armatura del Corno. Niente prismatica, peccato. Ci siamo andati vicini con quella carta, però non ci ho creduto abbastanza. E va bene, il resto abbiamo già visto tutto. Comunque ragazzi, per oggi abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo set, se l'acquisterete e nel caso l'avete acquistato cosa avete sbustato. Io ovviamente i prossimi giorni tenterò nuovamente con un altro box, però per adesso mi fermo. Ovviamente ringrazio di nuovo MS20 per avermi fornito questo box e noi ragazzi ci vediamo probabilmente in settimana con un nuovo video. Ciao a tutti!